Il punto è che noi avevamo un tavolo abbastanza difficile, nel senso che questa cosa di yacht non è che sia proprio comprensibilissima, per cui la prima cosa che abbiamo dovuto fare nel tavolo e prima del tavolo era capire cosa fosse yacht. E sostanzialmente, diciamo, la prima interpretazione non era proprio quella che ci ha facilitato nella discussione, per cui passare da yacht a yacht, cioè IoT, Internet of Things, è stato il primo passaggio. Devo dire che questo tavolo ha avuto una serie di steresi del titolo che sono state successive molto belle. Questo peraltro spiega anche i due signori vestiti Armani che se ne sono andati dopo un quarto d'ora. Esatto, terrorizzati. Okay, perfetto. Perché speravano di parlare di questo. Quindi cosa cavolo è questa Internet of Things? Internet of Things è quello che sta modificando la rete, la terza grande generazione del web, quando il web scende negli oggetti materiali. Esistono chiaramente delle grandi opportunità per gli artigiani in questo, perché come prima banale, diciamo, effetto di IoT, c'è che nascono nuove aziende che fanno nuovi prodotti. E questi prodotti sono prodotti generalmente fisici, degli oggetti, dei device, che sono capaci di collegarsi alla rete. E sono capaci di collegarsi alla rete attraverso, diciamo, vari sistemi, e sono capaci sia di consumare che di produrre dati. Quindi il tema di IoT è che sì, fai degli oggetti, e quindi hai bisogno di una grande capacità di saper fare, ma poi fai anche degli oggetti che consumano dati, e quindi vai nel mondo dell'informazione. Diciamo, l'esempio classico, Nest, la più grande azienda, startup di successo dell'IoT, comprata da Google un annetto fa per 3,3 miliardi, non milioni, miliardi di dollari, è un termostato. Però è un termostato intelligente che sa consumare e produrre dati, cioè capisce come adattare la temperatura della casa in base al comportamento, all'intelligenza distribuita di tutti gli altri termostati della zona, dei dati che prendono dalle previsioni del tempo e delle abitudini che ha il padrone di casa. Quindi quando arriva in macchina lui si accende e così via. Questa cosa significa che IoT richiede una grande capacità imprenditoriale e artigianale nuova, perché devi mixare tanti saperi. E quindi che succede? Minatori. Tim Berners-Lee, l'inventore del web, disse a un certo punto, 5 anni fa, attenzione, il nuovo oro, il nuovo pretorio sono i dati. Non esiste IoT senza big data. Sono due cose connesse, quindi già qui c'è una grande fusione di due competenze. Allora, le prime cose che chiediamo a... che avremo bisogno per fare bene IoT in Italia. Sicuramente avere tanti dati, quindi accelerare la liberazione di open data da parte delle istituzioni. Perché sembra che noi parliamo di open data come una cosa che è legata alla trasparenza, alla legalità, in realtà avere una grande massa critica di dati permette di sviluppare applicazioni interessantissime che poi finiscono in tutto, anche negli oggetti materiali. Dobbiamo pensare al mercato big data come uno dei driver dello sviluppo futuro del paese. Quindi azioni incentivanti a livello del Ministero dello Sviluppo Economico, a livello del MIUR, cioè Alessandro, a livello delle proprie strategie su cui puntare come sviluppo del paese, perché non è solo big data, ma è anche manifattura. E questo è un passaggio che molto spesso dimentichiamo. Perché avere a disposizione molti dati, come insegna Nest, ha ricadute positive per tutti. Poi il tavolo ha cominciato appunto a deformarsi, il laboratorio. Abbiamo cominciato a parlare di come il digitale e la manifattura cominciano a dialogare. E quindi ibridiamo e creiamo dei nuovi broccolo cavolfiore che nascono dall'ibridazione del Made in Italy col digitale. E stanno nascendo aziende interessantissime che hanno una grande capacità di reinventare il Made in Italy grazie al digitale. Anche qui, con un'attenzione, non è un'azienda che fa sedie, tavoli, moda o macchine che mette e inserisce il digitale nel suo processo. Sono aziende che sono digitali come cultura, ma che producono beni materiali. E quindi fondere sostanzialmente queste due grandi competenze, quella artigianale del saper fare, del know-how, e quella, diciamo, digitale di sapere dove stanno le cose e gestire questo mondo complesso del nowhere, devono andare insieme. Non si può pensare che una cosa sia ancillare all'altra. Vado veloce che sto finendo il tempo.
Cosa chiediamo per fare tutto questo? Perché non è banale. Abbiamo bisogno di luoghi di incontro. E questi luoghi di incontro, ne ha parlato benissimo Francesco Bombardi, sono dei luoghi molto diversi da quelli che ci immaginiamo ora. Sono dei luoghi in cui si fa condivisione, innovazione e formazione. Anche Walter Passerini, cioè tutto si lega in questo. Per fare IoT, per fare un nuovo artigianato digitale, per reinventare il Made in Italy, noi abbiamo bisogno degli strumenti di interconnessione che sono molto probabilmente dei luoghi fisici, a partire dai Fab Lab, ma andare a luoghi in cui si contamina fortemente l'università, la ricerca, col mondo dell'artigianato. Noi dobbiamo creare delle piattaforme di matching, di incontro, che siano sia fisiche che virtuali, perché altrimenti tutta questa nuova generazione di artigiani digitali, e ho finito, non ce la fa. E chiudo. A cosa abbiamo bisogno per davvero? Abbiamo bisogno di capitale umano, perché possiamo parlare di incentivi, di tasse, di burocrazia, di giustizia, ma se non abbiamo una nuova generazione di imprenditori pronta, che da quando è piccola capisca cosa vuol dire avere una cultura digitale e saper fare con le mani delle cose, reinventare dei nuovi piccoli Leonardo, senza una generazione di start-upper non andiamo da nessuna parte. Lo dico sempre, la materia scarsa non sono le idee e non sono i capitali, sono chi li fa. E se non ci inventiamo da oggi, dalle elementari, una generazione di start-upper, siamo finiti. E questo, grazie mille, e questo sempre, sempre sugli stessi temi ci porta competenze, formazione, persone, oltre che su temi molto importanti come quello citato degli open data, che è centrale rispetto allo sviluppo di un ecosistema del dato, e a un tema che rispetto al tema Internet of Things farà molto lavorare avvocati come Ernesto Belisario, che è quello per esempio della privacy. Proprio qualche giorno fa Jeremy Rifkin ha pubblicato un bel paper che ci fa riflettere su cosa comporta pensare a un mondo governato da quella che qualcuno comincia non più a chiamare Internet of Things ma Internet of Everything, collegando non soltanto le cose ma anche persone, processi e dati, e che naturalmente comporta impatti fortissimi anche su temi come la privacy, il dato e quant'altro. E questo probabilmente ci porta a dover considerare il fatto che anche gli artigiani dovranno, immagino, essere sempre più formati e pronti a gestire questo mercato, immagino. Ma chiaramente tra i concerns che sono usciti ieri al laboratorio c'era questo della privacy. Avere, mi pare, 50 petabyte di dati prodotti al mese da macchine che scoprono dove siamo, cosa facciamo, è pericolosissimo, oltre ad essere una grande opportunità. Un artigiano moderno è un artigiano che ha competenze trasversali di questo tipo, perché chiaramente molte di queste aziende si sono schiantate esattamente su temi di questo tipo. E quindi grazie davvero anche per il tuo intervento, e vediamo che ancora una volta... Grazie a tutti. Tutte le opportunità non colte della rete si trasformano regolarmente in minacce.